Educazione Finanziaria è un podcast che ti aiuta a comprendere il mondo della finanza e a gestire al meglio il tuo patrimonio. In studio Enrico Mantovanelli, consulente e formatore finanziario. Benvenuto a questo nuovo episodio. Oggi parlerò di Mina Vagante. Mina Vagante è un titolo piuttosto curioso, ma il naturale invecchiamento della popolazione italiana, questo è il tema che andremo a sviluppare, provoca una conseguenza sociale, una vera e propria mina vagante, più seria, profonda e impattante delle cadute dei mercati, delle quali, soprattutto nell'ultimo periodo, continuiamo a focalizzare la nostra attenzione. Secondo l'ultimo rapporto SDA Bocconi, ed è questo il dato su quale voglio farti riflettere, appena pubblicato esattamente nel febbraio di quest'anno, si chiama Presente e Futuro del Long Term Care, termine che abbiamo già trattato nei precedenti podcast, ma sul quale voglio ritornare proprio perché è di estrema attualità e proprio perché la nostra attenzione è focalizzata su quello che sta succedendo sui mercati, lo storno dei mercati, il rimbalzo dei mercati, la paura di perdere i nostri risparmi, l'abbiamo visto nella precedente puntata. Bene, quest'ultimo rapporto SDA Bocconi ci dice che l'incremento di anziani non autosufficienti in Italia è in forte accelerazione. Pensate bene, nel 2013 erano 2,78 milioni di persone quelle non autosufficienti, nel 2016 2,91 milioni, nel 2019, gli ultimi dati Istat che abbiamo disponibili, la platea, pensate bene, che è arrivata a 3,89 milioni contro i 2,78 del 2013. Nel frattempo però è successo anche un evento importante del quale dobbiamo tenerne in considerazione in futuro, ovvero l'impatto che avrà la pandemia, i cui effetti li potremo quantificare solamente nel prossimo futuro. Quindi un numero, questo di persone non autosufficienti, destinato a salire. Nel concreto stiamo parlando di 4 milioni di persone che da sole non ce la fanno. Cosa vuol dire che non ce la fanno? Che fisicamente, ma spesso anche economicamente, non sono in grado di far fronte alla loro vecchiaia. Quindi persone che non sono in grado di vestirsi, di lavarsi, di mangiare, di allacciarsi le scarpe, non sono autosufficienti. A fronte di questo crescente fabbisogno, quindi il numero di persone che continua a salire, le strutture pubbliche non riescono a dare risposte sufficienti. Pensate che il tasso di copertura oggi si attesta intorno al 30% per quanto riguarda i servizi sanitari e sprofonda all'11% per i servizi di assistenza sociale. Tradotto, ci sono milioni di persone che non sono in grado, come dicevo prima, di mangiare, lavarsi, vestirsi da sole, che non possono fare affidamento su un aiuto da parte del welfare pubblico. Come avete visto, i dati stanno crescendo, si stanno modificando in maniera molto veloce. Noi, collegandomi al precedente podcast dell'emotività, siamo attenti a quello che sta succedendo sui mercati, abbiamo paura di perdere i nostri soldi e ci dimentichiamo di proteggerci della parte che è quella che nella famosa piramide dei bisogni che hai visto all'inizio dei miei podcast, primo tema che si va a trattare in una corretta pianificazione è l'area di protezione. Ho voluto ritornarci oggi proprio perché questo ultimo rapporto della SDA Bocconi appena pubblicato è evidente che dobbiamo fare qualcosa, non possiamo attendere ulteriore tempo. Quindi il consiglio che do a tutti, soprattutto in questo momento, è quello di proteggersi attraverso una polizza che si chiama Long Term Care, che costa meno di un caffè al giorno, ma che ci dà la possibilità, in caso di perdita di autosufficienza, di avere le risorse per affrontare un futuro sereno. Grazie per aver ascoltato il mio episodio di Educazione Finanziaria. Ti do appuntamento per il prossimo episodio. Nel frattempo, se hai bisogno di approfondimenti o di pormi delle altre domande, scrivimi pure o mandami un vocale sempre su WhatsApp al 347 0433 875. Un caro saluto da Enrico Mantovanelli.
Se ti è piaciuto questo episodio, iscriviti al canale podcast di Educazione Finanziaria nella tua piattaforma di ascolto preferita e attiva le notifiche. Se hai delle domande, scrivi a info@enricomantovanelli.it. Trovi tutti i riferimenti di Enrico in descrizione.